Vorrei veramente iniziare con la nota che apre anche il libro, perché in qualche modo è una sintesi di quello che io intendo per creazione. E quindi, se non vi annoio troppo, la vorrei leggere e poi passare alla lettura di Patrizia. Grazie. Una scia di impensabile grazia sottende a volte la creazione. È l'atto sospensivo, la vertigine alla quale risalire come atto magico, gesto in infinito ripetersi, un perimetro del molteplice dal quale sottrarre un minuto spazio generante. Il poeta nomina le cose, le riconosce o semplicemente le smarrisce per ritrovarle. Nell'indicibile cela un alfabeto scritto con la mano sinistra e decifra suavi algoritmi. Tace nel silenzio di un albero cavo del cui respiro perde traccia, affanno del sentire. Si autoesclude, come fosse monachesimo dello spirito, la parola tramutata in verbo. Inciampa nel non detto e soffia la conoscenza come vaticinio, mito irrisolto. Nel sincronico agitarsi degli eventi, volge lo sguardo all'istante dell'assenza, quando il nulla abita ogni tempo e il pensiero è attesa. Giungerà salvifico, forse, uno scavo, un inciso tratto, un supposto aereo segnale, sinapsi neuronale, messaggio inconscio, fonte alla quale attingere il nuovo codice, a smarrimento di sé, di ogni umana metafora. Bene. Dei miei perduti passi non trae memoria la bambina che toccò del primo fiore la corolla. Chi fui nell'assente dormiveglia, mentre oltre il sogno vagava la piccola anima ridesta, nel giorno di scuola gli altri affine, sconosciuta si labbavo il nome, portata a braccio nella gloria del quotidiano, svogliata, traevo a stento pena, poiché l'eterno mi pervadeva ad eco di sé, e per errore inciampava la pronunzia nell'amore di mia madre, come fossi molecola di luce mai venuta al mondo. Marina Petrillo, materia redenta, di una ekphrasis. Scusate, molto grazie. Di una ekphrasis nel senso di eleganza di esposizione, e credo che sia la cifra fondamentale e portante di tutta la sua raccolta. Ho cercato di stabilire una sorta di mappa entro cui muovermi con il minor numero di parole possibile per entrare nell'essenza delle cose, e il primo punto che vorrei affrontare relazionando o conversando con l'autrice, con Giorgio Linguaglossa, sulla poesia di Marina Petrillo, è la poesia come luogo di incontro. Questo punto, questo tassello, deriva da ciò che da poco, anche sull'ombra delle parole, abbiamo letto a proposito della poesia di Thomas Tranströmer, relativamente alla sua prima raccolta delle 17 poesie. Vorrei usare le parole del Nobel svedese. Le mie poesie sono luoghi di incontro, vogliono stabilire un legame inatteso tra parti della realtà che le lingue e i modi di vedere convenzionali sono soliti mantenere separate. E per sterilizzare la prova poetica della Petrillo, dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro e dire che cos'è la poesia italiana degli ultimi 30 anni, 40, insomma, che, dove è andata a finire, dove è andata la poesia italiana. La poesia italiana, la poesia italiana da Satura, da dopo Satura, no, è esplosa, no? Già con Satura, Montale, che poi in un'intervista disse che aveva preso in giro i critici, no? Aveva fatto una poesia facile. Quindi, e poi invece no, poi il problema è che tutti hanno creduto che quello, autentici fior di critici, hanno parlato del capolavoro di Montale e Satura,
quando lui aveva fatto una poesia facile e così prendeva in giro tutti. Allora la poesia italiana da 71 ha subito una enorme marea, uno tsunami di facilità. È chiaro che io ho sempre scritto che quella non è poesia, è chiacchiera. Rimettere le parole al loro posto significa tentare di rappresentare l'indicibile. Che cos'è l'indicibile? Poi, che cos'è? L'indicibile è ciò che finora non è stato detto.